Buonasera, buonasera, onorevole buonasera Paolo Cirino Pomicino. Ha ascoltato l'analisi così raffinata di Senaldi? Sì, ho raffinata, c'è un po' di ironia. È raffinata. No, ma solo nell'ultima fase, quindi non riesco ad aver capito fino in fondo che cosa aveva detto, perché non l'ho sentito. Che cosa è successo? Ho sentito prima l'analisi di Massimo Franco, che mi sembra perfetta, tenendo presente che quello che è accaduto testimonia la decadenza, che peraltro è progressiva da 25 anni a questa parte, della politica italiana. Noi abbiamo un sistema partitico che è un sistema anonimo, cioè dove i nomi non hanno un riferimento culturale e dove le famiglie politiche che governano gli stati dell'Unione Europea da noi sono scomparse. Allora, il dato vero è di capire anche, e lo dico a Massimo Franco, che peraltro è un giornalista, non dico anziano come me, ma insomma, di lungo corso. Bisognerebbe forse tentare di capire perché è arrivata questa decadenza. Ha ragione forse, probabilmente, credo l'abbia detto proprio Massimo Franco, che probabilmente alle prossime elezioni alcuni partiti di oggi non ci saranno più. Perché il vero tema, e lo dico a Bruno che ancora in Parlamento e grazie a Dio rivendica come da sempre la sua identità culturale e politica, quella di essere un democratico cristiano. In che occasione siete stati insieme Cirino Pomicino e Tabacci? In quale... Noi siamo amici, siamo sì, amici. Ho capito, io non amici, sono no, più, voglio dire, non ho più l'età per fare. Sì, che abbiamo fatto in quale Cossiga, esatto. Ecco, esatto. Con Cossiga, no, perché non è che tutti i nostri ascoltatori 1997. Hanno... Ecco, appunto, cioè, esatto, magari esatto, ce ne sono di esatto, più giovani che non ricordano, no? È vero, no, non solo, però lasciatemi dire così, questa è un po' una cosa che mi fa piacere ricordare, che anche che non solo Mattarella è un democratico cristiano di lungo corso, io sono stato al governo con lui per 4 anni, ma anche il suo competitor maggiore era un democratico cristiano, perché sì, era anche lui democratico cristiano. Dove si volta e si gira è sempre un democratico cristiano. Ma lo stiamo dicendo, Cirino, sul ponte sventola sempre balena bianca. Sul ponte sventola brava, balena non bianca. Non bandiera bianca, perfetto. Balena bianca. Però voglio dire che adesso per fare che tutto cominci a cambiare c'è bisogno di sollecitare una scomposizione dei partiti e di una successiva ricomposizione. Noi abbiamo un nanismo politico che fa ridere, ma è possibile che un paese come il nostro ha partiti che si chiamano Cambiamo, Coraggio, Italia, Noi Italia, ma perché ci può essere uno che si fa Noi Austria, insomma non lo so, nomi veramente da Disneyland. C'è bisogno di ricomporre, è vero, di scomporre e ricomporre, però cari amici, se noi non riscopriamo la identità delle grandi famiglie politiche che governano il Parlamento europeo e che governano gli stati dell'Unione, noi non avremo mai quel radicamento sociale di cui parlava il professore Cassese prima di andare però, via. Però Cirino, io temo che se si scompone ulteriormente si arriva... Ma chiamami Paolo, Cirino è un cognome. No, lo so, è difficile, non ci si può dare proprio sempre del tu. Ma ci conosciamo anche noi da tanti Pomicino, anni. Insomma. No, dicevo che temo che un'ulteriore scomposizione dei partiti porti alla scissione dell'atomo, perché siamo... No, proprio... io ho detto scomposizione e ricomposizione. Ah, e ricomposizione. Sono due processi essenziali. Il primo è certo, il secondo è sempre incerto. Il primo succede, il secondo no, non è... Non è ma capisco, d'altra parte... Aspetta d'altra un momento, parte. Paolo, allora...